Ciao, allora, piccolo aneddoto, vabbè, oggi è arrivato il corriere per il secondo giorno consecutivo. Mi ha portato il pacco mio ordine della Neve Cosmetics, con la nuova collezione e altre cose, quindi volevo fare un mini video haul, però di alcune cose vi posso già, insomma, abbastanza parlare. Prima di passare al pacco volevo farvi vedere questo smalto che ho preso oggi da, non lo, ce l'ho preso di dove lavoro praticamente. Ed è di Deborah, Shine Tech. Allora, è da un po' che lo corteggio, lo guardo, lo prendo e lo poso, lo guardo, lo prendo e lo poso, perché il colore nella boccetta era spettacolare, però siccome in genere questo tipo di smalto così cangiante poi ha una copertura bassissima e non è mai, quasi mai fedele al colore della boccetta, l'ho sempre posato. Poi oggi invece mi sono convinta, anche perché mi ricorda tantissimo uno smalto di una nuova collezione della Orly. Purtroppo non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche il nome della collezione, ma se lo trovo vi faccio vedere, ve lo scrivo in sovraimpressione. È stupendo, cioè è spettacolare, un effetto specchio, è un viola, il colore è praticamente esattamente come lo vedete, perché è un viola prugna con questi riflessi oro e anche argento misto. A me gli smalti perlati non piacciono, ma questo non ha niente di perlato, c'è proprio un altro genere di smalto, bellissimo. Ed è lo 0, io non capisco se è lo 09 o se è il 60, comunque diciamo che è abbastanza riconoscibile, quindi non vi potete sbagliare. Bellissimo, non so quanto durerà, ma non me ne frega niente perché anche questo come un altro smalto, insomma, gli perdono tutto il colore, è stupendo. Va bene, vediamo all'ordine. Allora, io ho fatto questo ordine principalmente perché dovevo riordinare assolutamente Beauty Farm, perché mi è praticamente finito, siccome l'ho veramente adorato perché è uno struccante spettacolare, cioè mi ci trovo troppo bene. Ho imparato a dosarlo troppo tardi, quindi mi è finito velocemente, quindi questo spero di farlo durare un po' di più, anche perché sono 150 ml. Insomma, non sono tantissimissimissimi, però comunque questo costa 7,50 euro. Poi ho ordinato alcune cose della nuova collezione, però prima voglio farvi vedere invece tre ombretti che li ho presi a parte, o meglio, due li ho presi io, uno mi è stato omaggiato come regalino. Anche questa volta mi hanno accontentato perché avevo chiesto se era possibile un altro degli ombretti della nuova collezione, ma in caso contrario mi sarei accontentata anche di questo, che è Audrey. Era da un po' anche questo che gli facevo la corte. Devo dire che era il colore che mi aspettavo. Sono tutti e tre formati mini, anche se sono pienissimi, questo è pienissimo. Allora, mi ero preparata gli swatches sul braccio, però a parte la posizione un po' improbabile in cui l'ho fatti, comunque ho fatto le prove con la luce, ho visto che purtroppo non rendono tantissimo, perché Audrey sarebbe questo qui, ma sembra un marrone cacca, scusando il termine, e non lo è, perché in realtà è un, vediamo se lo prendo così, perché è un marroncino con un po' di dorato. Diciamo abbastanza caldo. Forse, ecco, se l'avessi fatto da questo lato, decisamente sì. Ecco, è questo qui, il colore. È carino. Io diciamo che in questo ordine ho voluto prendere degli ombretti da poter usare a tutta palpebra, perché ultimamente il mio trucco giornaliero è ombretto cremoso della Essence, uno dei tanti, uno qualsiasi. È una spolverata di un ombretto sopra. Di solito sto usando il Greywood di Kiko, quello della Kaleidoscopic, che mi piace tantissimo, come oggi. E quindi insomma sto cercando, ho voluto prendere ombretti che potessi usare così. Questo, siccome non è né troppo chiaro, tanto da farmi, perché a me sta malissimo il trucco nude assoluto, su di me sta male, lo devo sempre arricchire di qualche colore, qualcosa del genere. E questo mi sembra abbastanza adatto perché non è né troppo chiaro né troppo scuro. Poi ho preso Camaleonte, finalmente mi sono ricordata di prenderlo, ogni volta ci pensavo e non lo prendevo mai. Ed è veramente stato anche questo una bella scoperta. Camaleonte è assolutamente sconsigliato
A chi insomma non piacciono i colori caldi sulla palpebra o più che altro a chi stanno male, ecco. Non c'entra assolutamente niente con Club di Mac, cioè è un marrone con riflessi verdi, però è molto 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 più caldo di Club. Diciamo che questo tende a fare di più forse l'effetto occhio stanco se non si sta attente. Comunque bellissimo veramente, è super super riflessato. Questo è un ombretto duochrome vero e proprio. E quando ve lo faccio vedere. No, questo ecco, questo è assolutamente da usare bagnato. È assolutamente da usare a tutta palpebra, cioè veramente fare l'occhio, io ci farei l'occhio tutto così, ecco. Bellissimo. Qui nel braccio, ecco, avevo fatto il tentativo di usarlo bagnato, ma non ha reso. Poi, ho preso finalmente sto benedetto Dragon. Perché la serie, finché non si sbatta la testa, perché ho sentito di tutto e di più. Ho sentito chi dice che era un banale grigio, chi diceva che invece era rifessato, eccetera, eccetera. Allora, conclusione, dopo aver fatto un sacco di prove sul braccio, indubbiamente è un colore bellissimo, indubbiamente ha qualche riflesso. Ora, così usato facendo queste prove sul braccio, io avevo prima messo rugiada per make-up come base sotto per farla aggrappare. E il primo tentativo è stato questo. Effettivamente non è il massimo, cioè non è un colore pienissimissimo. Quindi assolutamente sotto ci va una base colorata e possibilmente una base piena di colore. Poi ho fatto invece un'altra prova mettendo due liner diversi, in particolare ho messo come base e ho messo questi due di Essence, uno verde e uno viola. Visto che dovrebbe avere questi riflessi verde e viola, ho detto qua è la migliore possibilità. Vabbè, in cam non si vede, comunque vi dico sinceramente, io vedo i riflessi verdi, i riflessi viola non ne vedo. Comunque lo proverò sicuramente, domani penso di farci un pensierino, sarà il primo che proverò. È una scommessa, cioè veramente è una scommessa riuscire a far uscire il colore, queste benedette sfumature. Comunque, poi ho preso tre cose della nuova collezione, che sono due ombretti e un blush. Due ombretti e un blush. Sono tutti e tre formati mini. Comincio dal blush, che mi è piaciuto da morire, da morire, da morire, che è Swinging London, ed è quello più scuro, diciamo, dei due. Avevo fatto lo swatch qua, è bellissimo, veramente, è totalmente matte. Cioè, io dopo che ho perso 3 ore a fare gli swatch là, giustamente, alla fine. È un color fragola, cioè rosa fragola, non so come definirlo. Mamma, non rende. Sembra un colore smortino, invece no, 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 vi assicuro che è bellissimo. Per me fare video così è una tortura, comunque. Non ho soldi per comprarmi una videocamera. Comunque il colore è bellissimo, è totalmente matte ed è un colore molto vivo. Diciamo che potrebbe essere tranquillamente un blush estivo. Mi ricorda molto Origami, che io giustamente adesso non ho preso. Comunque, Origami, però Origami è più sul corallo, questo è più sul fragola, secondo me. Sul rosa fragola. Gli ombretti che ho preso invece sono Notting Hill e Camden Town, che sono quello chiaro e il blu. L'Hercule J ogni tanto c'è, ogni Che tanto cavolo è c'è. Si successo? stava scaldando in banchina, ma il mister l'ha fatto riaccomodare. Scusate, era partita la cosa. Quindi ho preso Notting Hill e Camden Town. Notting Hill, inizialmente quando l'ho provato, mi ha ricordato il pigmento vanilla di MAC. Perché il pigmento vanilla di MAC ha un non so che di rosato, molto leggero. Mentre questo invece, poi usato sulla base, è molto rosato, cioè si vede il rosa. Quindi diciamo che non sono proprio uguali. Ma questo penso che sarà per me un ombretto illuminante. Perché da usare su tutta la palpebra, non lo so, non credo sia per me l'ideale. Che poi tra l'altro questi riflessi rosa vengono fuori dopo, perché inizialmente sembra quasi pescato, non so spiegarvelo. No, infatti nella webcam i riflessi rosati non si vedono. Comunque, dei riflessi rosati che vengono fuori dopo,
inizialmente sembra quasi pescato. Mentre Candentano è stato sinceramente una delusione, perché? Perché intanto già quasi vedo, cioè io di blu ci vedo ben po', no, anzi, qua, anzi, diciamo che secondo me è una base nera troppo forte, una base molto scura, troppo intensa, e quindi il blu fatica a venire fuori. Avrebbe anche dei riflessi bellissimi, però su questa base la rovino un po'. Visto così, tra l'altro ha, vabbè, questo sicuramente è da provare prima, perché ecco, inizialmente, se voi lo vedete così, ecco, sembra bellissimo, però io, siccome è passato un pochino da quando ho applicato questo sul braccio si è diventato nero, non è più così blu intenso, quindi mi lascia un po' perplessa, è da provare su tutta la palpebra. Io sicuramente non lo userei da solo, ma ci metterei sotto una base scura, quasi sicuramente nera o anche blu, quindi non lo so. Io non ho un bel rapporto con gli ombretti di neve, non lo so perché, con i blush mi trovo alla grande, veramente, con gli ombretti no, ci provo e ci riprovo, vedremo anche stavolta, dopodiché mi sa che ci rinuncio. A proposito di questo ombretto, però, siccome dell'ombretto blu, siccome io trovo che abbia gli stessi identici riflessi di questo ombretto di Essence, che è quello che ho usato nel trucco Smoky Blue e Grigio, che si chiama Wild at Heart, perché è un blu scurissimo, molto scuro, che ha però questi riflessi blu elettrico, quasi tendente al viola. Bellissimo. E questo ombretto, anche se non è molto scrivente, se su una base scura, ecco, diventa bellissimo. Vabbè, adesso io ho calcato, per questo si vede così. Su una base scura diventa bellissimo, molto molto riflessato. E mi ha soddisfatto, e quello mi è durato tutto il giorno. Quindi non ho niente da dire. Adesso però verrei al pezzo forte della collezione, al quale io non ho, sul quale non avevo riposto molte speranze. L'ho preso perché quando vedo un pennello da sfumatura non resisto. E soprattutto l'ho preso perché la mia era... Continua la mia ricerca, appunto la disperata ricerca verso il pennello 226 di MAC, che mi è rimasto qui, perché nella collezione che è uscita nella Make Me Over non sono riuscita a trovarlo, però l'ho visto di presenza, quindi l'ho potuto un po', l'ho guardato, l'ho ammirato, per scoprire poi che non era identico al vecchio 226 di varie collezioni fa, però era comunque un bel pennello che sinceramente mi mancava. E diciamo che inizialmente avevo comprato questo di Madina, che è il pennello a goccia di Madina, che per me fa schifo, cioè è uno dei peggior pennelli mai visti. Tra l'altro costa pure, perché a prezzo pieno è qualche 14 euro, io l'ho preso a metà prezzo, e sempre tanti sono. E tra l'altro vi faccio vedere, per farvi rendere idea, ecco, vedete? Dovrebbe essere comunque un pennello da sfumatura a punta. Dovrebbe aiutare ad applicare magari l'ombretto così sopra la piega con precisione, e poi vi aiuta anche a sfumarlo. Per me non serve a niente perché veramente è troppo moscio, cioè si muove troppo. E ho voluto appunto provare questo. Intanto sono rimasta sconvolta perché è lunghissimo. Cioè io lo confronto con quello della Elf, no? Che bene o male molte conoscete, ecco la differenza. Con quello di Madina è anche più lungo. Questa cosa mi piace tantissimo perché dove tengo i pennelli io, diciamo, giustamente essendo alcuni più alti e altri più bassi, si fa fatica a trovarli, quindi questo spiccherà sicuramente tra i tanti. E sinceramente non mi aspettavo un pennello così, perché è veramente, cioè è di qualità secondo me. Ha questo punto che si muove il giusto, non come quello che si affloscia così, si muove appunto secondo me il giusto. Veramente, adesso lo utilizzerò, ovviamente questo è un parere così molto preliminare, però mi ha colpito positivamente e finalmente devo dire che è un pennello che mi serviva, ecco. Va bene, questo è vabbè, la solita poi bustina che mandano, piena di cartoline, ci saranno tipo 6 cartoline dentro. Comunque, io sono, devo dire, molto cioè, quasi affezionata a Neve Makeup, Neve Cosmetics, perché è una ditta italiana, perché spedisce sempre velocissimamente, perché ci sono prodotti che meritano tantissimo. Io spero che prima o poi si decidano a fare anche le matite, perché possono esistere, io capisco la difficoltà di formulazione, ma esistono delle matite totalmente naturali, quindi potrebbero anche cimentarsi in questa novità, chissà.
L'ultima cosa che vi volevo dire è, siccome io so che tra noi, diciamo, appassionate di make-up, ci sono tante cose, abbiamo diverse cose in comune. Una delle cose in comune che ho notato in tantissime, ma veramente, cioè, penso almeno un 90%, è l'amore per i gatti. Tutte abbiamo un amore, cioè, quasi tutte, le più famose hanno un gatto, hanno almeno un gatto. Vedi Clio, ci ha fatto pure la collezione. Io ho una gatta, amo follemente i gatti, ma anche tante altre. Un'altra cosa che ho visto avere in comune in parecchie, che mi è capitato di con cui mi è capitato di parlare, è o la passione per le moto o il ragazzo che ha la passione per le moto. Quindi io, se volete, non mi paga, però io un po' di pubblicità gliela faccio volentieri. Vi invito ad andare nel sito, vi lascerò il link nel box informazioni se siete appassionate di moto. O vedete il ragazzo appassionato di moto al sito www.motorcyclechannel.it. Ci tengo perché è il sito di una persona a me molto, molto cara, perché abbiamo creato insieme questo sito, cioè lui il suo e io il mio, lo stesso giorno, abbiamo acquistato il dominio lo stesso giorno, siamo un po' cresciuti insieme. Poi lui è andato molto più avanti perché io quando ho visto linguaggio, codici CSS e cose del genere, mi sono tirata indietro, quindi diciamo io mi sono affidata a WordPress e basta. Lui invece è andato molto più avanti, e devo dire che adesso il sito è diventato molto, molto professionale, ecco. Quindi se vi va, una visitina non guasta. Va bene, questo è tutto, vi mando un bacio, al prossimo video, ciao!